I laboratori della luce, Guzzini Labs, che sono nati in un progetto metabolizzato nel tempo negli ultimi 2-3 anni, ha come scopo iniziale, come richiesto dalla committenza, di pensare e realizzare un edificio destinato appunto ad accogliere i laboratori della luce, cioè spazi per la ricerca, uffici, rapporti con l'esterno, destinati sempre ai fornitori e quant'altro, e divulgazione attraverso uno spazio dove accogliere anche 300 persone con conferenze e riunioni istituzionali. L'aspetto estetico è una forma che nasce dall'esigenza, una forma che nasce dal punto dall'esigenza di avere questo edificio che venisse collocato in un lotto di determinate dimensioni, un edificio simbolo di quello che avveniva all'interno ma non prevaricante, e un edificio che fosse appunto orientato rispetto ai punti cardinali per avere una maggiore efficienza e un funzionamento anche di ricerca. L'edificio è selettivo, cioè il pubblico raggiunge la palazzina, attraverso un tunnel di collegamento raggiunge l'edificio e qui si muove solo al piano terra, dove raggiunge gli uffici dedicati a rapporti con il pubblico. Mentre dal piano primo al piano terzo l'edificio è completamente svincolato e diciamo per accedere ai piani superiori occorre un pass di accesso. Questo per garantire sia sicurezza per le ricerche che si fa all'interno dell'edificio stesso, per la progettazione di nuovi prodotti e quant'altro. Al piano terra e al piano meno 1, nella parte centrale, trova spazio anche questa sala conferenze per riunioni istituzionali fino a 300 posti, parzializzabile, in maniera tale da avere due riunioni contemporaneamente, attraverso l'introduzione di una partizione acustica molto importante, oltre a trasformarsi e aprirsi sull'intorno, che è tutto lo spazio destinato allo showroom, alla presentazione della storia, la cultura dell'azienda, dei nuovi prodotti, raggiunge il piano terra attraverso una gradonata. Questa gradonata è costituita poi da sedute che si possono montare e smontare, come del resto la platea, in modo tale che diventa una sorta di piazza dove la gente si siede informalmente e può sia visionare dei nuovi prodotti, sia collegarsi a internet in questo ambiente tutto cablato perfettamente, in attesa di nuove riunioni o sperimentando, preparando altri tipi di attività. Anche lo stesso showroom, che si trova nella parte perimetrale interrata della sala e quindi localizzato in una zona dove la luce naturale non arriva, in modo da esplicitare al massimo le capacità della luce artificiale, che è quella che è la produzione della Guzzini Illuminazione, vengono valorizzate al massimo. L'edificio ha una forma asciutta, essenziale, e quindi tutte le parti invasive, aggressive che erano gli impianti sono tutte localizzate al piano interrato. Pertanto non c'è immagine di come funziona l'edificio, di come questo attrae le sue, diciamo, l'energia per andare avanti. E si esprime unicamente con un muro tecnico localizzato sul confine con i parcheggi posteriori sulla strada di arrivo al complesso della Guzzini Illuminazione. L'edificio poi è caratterizzato da due cavedi di grande importanza, perché racchiudono tutte le risalite impiantistiche all'edificio stesso, in modo tale che l'edificio può evolversi nel tempo, modificare o subire manutenzioni senza dover in alcun modo interferire con lo spazio delle persone che stanno in quel momento lavorando. Abbiamo ricercato soluzioni tecniche che fossero sostenibili sia dal punto di vista del funzionamento dell'edificio, ma anche sostenibili dal punto di vista della progettazione e dell'esecuzione. Non si può fare sostenibilità esagerata spendendo miliardi o centinaia di milioni di euro senza tener conto che la sostenibilità è fatta anche da questo, cioè da un rapporto corretto tra la spesa e il beneficio, vantaggi e svantaggi del sistema. In questo caso il bilanciamento è stato fatto con molta attenzione e abbiamo previsto un sistema a facciata a doppia pelle che serve questo sistema per contenere al massimo il risparmio energetico dell'edificio attraverso un'intercapedine tecnica percorsa dall'aria. Durante l'estate l'aria che è contenuta fra le doppia pelle viene riscaldata dal sole e quindi si scalda e col moto ascensionale cerca di raggiungere la sommità, dove sono messe delle lamelle di apertura che consentono la fuoriuscita dell'aria calda e quindi l'estrazione del calore, e sottraiamo calore all'edificio.
Altra cosa in inverno, dove invece abbiamo interesse a mantenere l'aria calda riscaldata dal sole nelle ore in cui questo è presente, in modo tale da ridurre il più possibile la dispersione termica. In questo caso le lamelle che servono a far movimentare l'aria all'interno dell'intercapedine della doppia pelle non vengono attivate e l'aria staziona all'interno, creando un cuscinetto termico che consente appunto di stabilizzare la coibentazione dell'edificio stesso. Abbiamo poi lavorato sull'involucro opaco, che anche in questo caso si tratta di una parete ventilata caratterizzata da una coibente incollato sulla superficie dell'edificio, del perimetro dell'edificio, e una pelle realizzata con pannelli in alluminio modulari che fanno il curtain wall esterno in modo tale da creare questa facciata ventilata, anche qui allo scopo di aumentare al massimo la coibenza dell'edificio stesso. È molto importante sottolineare che questo edificio, nel rispetto alle indicazioni iniziali, ha delle caratteristiche di sostenibilità ambientale molto elevate, ottenute anche dalla classificazione stessa dell'edificio, che è stato classificato secondo il protocollo Ithaca, e quindi un protocollo destinato a classificare edifici in Europa. Seguendo le caratteristiche di questo protocollo, abbiamo raggiunto una classificazione 3.5. In questo momento è l'unico edificio in Italia classificato con questo punteggio. Pensando all'orientamento dell'edificio, noi possiamo sperimentare, addirittura si potrebbero organizzare programmi di ricerca con università di tutto il mondo, sulla luce, perché questo orientamento dell'edificio rispetto ai punti cardinali, rispetto alla presenza del sole, all'efficienza delle schermature e poi soprattutto l'importanza della progettazione nel suo insieme per ottenere questi laboratori della luce stessa. Quindi l'importanza dell'edificio come contenitore di una ricerca avanzata.